Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale o benvenuti se è la prima volta che vi approcciate al mio canale. Io sono Rachele e oggi vi mostro il bottino del Salone del Libro. In realtà io ho fatto anche un vlog del Salone del Libro dove vi faccio vedere la mia esperienza, vi porto con me in questa prima avventura del Salone. Il problema è che le clip sono nel computer e il programma che utilizzavo per montare i video mi abbassa la qualità. È una cosa che mi dà molto fastidio, sto cercando una soluzione ma io e la tecnologia non andiamo d'accordo, quindi appena risolvo questo problema vi caricherò tutti i video che avrei voluto caricare prima, ma che purtroppo per questo problema non sono riuscita a caricare. Sperando che tutto questo si risolva nel più breve tempo, intanto provo a caricarvi questo video. Sto facendo un video. Ciao. Salutami tua fan. Vi saluta Masoro. Allora, come vedete dietro di me la mia libreria sta clamorosamente scoppiando rispetto a come l'avevate vista prima, e ci sono il doppio dei libri che c'erano. E qui, proprio questa piletta qui, è quella che mi sono portata dal Salone del Libro. Mi sono trattenuta, devo dire, perché avevo una paura incredibile che non entrassero i libri in valigia o che mi pesasse più di 10 kg, quindi mi sono trattenuta. Avrei voluto comprare molto molto di più. Allora, partiamo dalla graphic novel, dal pezzo grosso. Ho comprato Macerie prime di Zero Calcare e me lo sono fatta anche autografare. Ve lo faccio vedere. Mentre parlavamo, lui con tanta naturalezza, con tanta scioltezza, mi ha disegnato l'armadillo, insomma, me l'ha firmato, è stato troppo carino, troppo gentile. Poverino, era devastato perché era tutto il giorno che stava al salone, era lì a orari fissi e figuratevi che io quando mi sono fatta firmare la graphic novel ero la 71esima persona che stava firmando, quindi era veramente stanco, però è stata una gioia incredibile poterlo vedere dal vivo. Quello che mi ha sconvolta di più è vedere che è identico, è uguale al suo fumetto, uguale. Quindi io molto molto contenta, ovviamente non vedo l'ora di leggere la sua graphic novel. Meraviglioso, un'ora e dieci, un'ora e un quarto di fila, ma soddisfattissima. Avevo i piedi gonfi, pieni di bolle quel giorno, ma chi se ne frega, era Zero Calcare. Quello l'ho presa a prezzo pieno, l'ho presa di 17 euro se non sbaglio. Poi da libraccio, non allo stand dentro il Salone del Libro, ma fuori mentre aspettavamo Gaia, abbiamo detto, io e Roberta ci siamo dette perché no, perché non andare al libraccio mentre dobbiamo aspettare, e quindi siamo andati lì e io ho fatto danni chiaramente. A parte che quando siamo scese dall'autobus, siamo scese a Porta Nuova, e a Porta Nuova la domenica è pieno di bancarelle con i libri, quindi io ovviamente una cosa me la dovevo prendere e ho acquistato Nei mari estremi di Lalla Romano a 5 euro. È una vecchia edizione perché il prezzo è ancora in lire, però ragazzi è un super corallo, tra l'altro tenuto benissimo, e quindi io l'ho preso. Non vedo l'ora di leggerlo. C'è anche il segnalibro, non l'avevo visto. E nulla, 5 euro e mi sono accaparrata la prima cosa. Quando sono arrivata a Torino è stata la prima cosa che ho comprato. Ovviamente non vi so dire niente delle trame, perché cioè l'ho comprate così a scatola chiusa. Questo l'ho comprato perché era un super corallo a 5 euro e Lalla Romano so che è molto brava, tutti ne parlano molto bene, quindi io non ho mai letto niente e ho voluto approfittarne. Poi invece da libraccio ho preso due libri che volevo tantissimo e da tantissimo tempo, tra l'altro. Il primo è stato La sottile linea scura di Lansdale, che come sapete era al salone, e se mi avete visto le mie storie su Instagram ho comprato anche un altro libro di Lansdale, non l'ultimo, ma adesso ci arriviamo. Allora, questa è l'edizione passata che ho acquistato a 7,25 euro. In realtà mi piace di più l'edizione passata rispetto a quella che c'è adesso, perché
alla quarta di copertina, cioè ha le alette di qua e da questa parte, mentre quella nuova non ce l'ha, quindi io preferisco di gran lunga questa edizione, anche se la copertina non mi fa impazzire. Comunque, questo non l'ho ancora letto, mentre lo hanno letto Gaia e Roberta e a loro è piaciuto tantissimo, mentre io di Lansdale prima del salone ho letto una stagione selvaggia, che però ho finito di leggere mentre ero in aereo per il ritorno, quindi vabbè. Comunque questo è stato il primo libro che mi sono accaparrata dal libraccio. Poi questo, ragazzi, lo cercavo, questa edizione tra l'altro cercavo, che penso che non venga più stampata perché hanno fatto l'edizione economica Feltrinelli. E non mi piace perché è più corto, è scritto più piccolo, insomma non mi faceva impazzire. E allora ho trovato a metà prezzo questo libro, Una storia di amore e di tenebra di Amos Oz. Amos Oz è uno scrittore di fama mondiale, apprezzato da tantissime persone ed è israeliano. Quindi io di letteratura israeliana, diciamo, non ho mai letto niente e mi sto avvicinando a questo scrittore. Di suo ho già Giuda e poi un saggio piccolino che ho preso. Ma che è? Ma... E poi un saggio piccolino che ancora non ho letto, che ho preso su Vinted a 2 euro, non so se mi spiego, è sempre Feltrinelli in questa edizione, quelle che costano di più, insomma. Volevo questa edizione e non mi interessava se le pagine erano ingiallite, anzi a volte le pagine gialle mi piacciono anche di più perché mi sanno di vintage, di libri vissuti. È un bel mattone di 600 pagine, sì, e questo dovrebbe essere il suo più bello a detta degli altri, quindi non vedo l'ora di leggerlo. Era, costava credo sui 20 euro, io l'ho preso 9,50 euro. Affaroni ho fatto. Andiamo alla ciccia dei miei acquisti, vi faccio vedere prima questo. Ovviamente, come vi ho già detto, c'era Lansdale al salone. Io purtroppo non sono riuscita a vedere l'evento perché siamo arrivate troppo tardi, abbiamo perso troppo tempo per cercare la casa, per sistemare le valigie e per tornare, cioè per arrivare al salone del libro, quindi insomma un delirio. Siamo arrivate al salone che già eravamo stanche, però siamo arrivate in tempo per il firmacopie di Lansdale e quindi io sono subito mi sono fiondata allo stand Einaudi, perché intelligentemente non mi sono ricordata di portare la copia della Sottile linea scura, ma non l'avevo neanche letto, quindi non aveva senso. E allora sono andata allo stand Einaudi e ho comprato Happ & Leonard 2, perché io ho la prima raccolta della serie Happ & Leonard e avevo letto proprio il primo volume, una stagione selvaggia, che è questo qui. Tra l'altro mi è piaciuto da morire e quindi ho detto perché no, prendiamo il secondo. Alla fine mi ritrovo i 2 volumi della serie di Happ & Leonard in libreria e io sono super super felice. Questo qui ovviamente me lo sono fatta autografare, anche se lui mi ha scritto Rachela, non Rachele. Però probabilmente mi sta bene perché io nei video precedenti l'ho sempre chiamato Lansdale al posto di Lansdale e quindi questa è la mia punizione. Comunque sono veramente felicissima vedere Lansdale, averlo proprio, ci siamo fatti pure una foto, ve la metto da qualche parte, avere Lansdale dal vivo è stato per me un'emozione grandissima. Io quando mi sono avvicinata e quindi me lo sono ritrovato davanti tremavo come una foglia, io stessa non pensavo reagissi in questo modo, ma è stata un'emozione fortissima. Avevo paura che mi parlasse in inglese e che quindi io non capissi niente, però non l'ha fatto, non mi ha neanche cagata praticamente. Ha parlato con Gaia e con Roberta, loro sì che parlano in inglese, quindi meglio così, meglio così. Poi mentre eravamo in viaggio dall'aeroporto verso Porta Nuova,
in autobus siamo cadute letteralmente sopra un signore che non era altro che un editor che esponeva i libri al Salone del Libro. E quindi ci ha detto il nome della casa editrice e ci ha detto: perché non passate allo stand? E allora noi siamo passate allo stand e io chiaramente ho fatto danni, perché ho comprato una cosa ma ci hanno regalato anche un libro a testa. Il libro che mi hanno gentilmente omaggiato è La maschera di Elena Soprano. Questa copertina mi ispirava particolarmente. È un libricino piccolino di, ve lo dico subito, di 115 pagine. La casa editrice è Ga Editore, editori, Ga Editori. Non so niente della trama di questo libro, so solo che la scrittrice comunque ha vinto il premio Lerici Opera Prima, è stato tradotto in 5 paesi e questo è il suo esordio nel 1994, quindi molto molto curiosa di leggerlo. Il fatto che duri poco mi ispira anche di più, perché ultimamente sto leggendo da morire. Il secondo invece che ho comprato io e che mi hanno fatto lo sconto del 20%, se non sbaglio c'era lo sconto del 20%, è La libertà di John Stuart Mill, un libro che ho in wishlist da una vita e che quindi volevo leggere. È semplicemente un saggio sulla libertà. Io ne sento parlare da chiunque benissimo, un caposaldo della saggistica, comunque un caposaldo della letteratura. E anche qui non vedo l'ora di leggerlo. Io ho preso le edizioni di Ga Editori perché mi piace tantissimo questa copertina. In ultimo, e non per importanza, questo non era un acquisto previsto, ma mi sono fatta trascinare un po' da Roberta, perché Roberta è pazza di Matteo Fumagalli. Io l'ho sempre seguito Matteo, però non sono mai stata così accanita come lo è invece Roberta. E lei aveva in programma di comprare il libro di Matteo Fumagalli. Io ho letto semplicemente la prima pagina del suo libro e alla fine mi sono detta: è proprio bello, cioè mi ispira come libro, e quindi l'ho acquistato. Sono andata da Cairo Editori e ho acquistato il libro di Matteo Fumagalli. Tra l'altro poi siamo andati allo stand di Ippocampo, dove c'era lui, e ci ha fatto una dedica a ciascuno. A me ha scritto: a Rachele, grazie mille per esserti lasciata travolgere dal trash col cuoricino. Io impazzisco, ragazzi, io sono diventata troppo fangirl. A me piace tanto Matteo Fumagalli, quindi sì, mi sono lasciata travolgere dal trash e dalla sua aura. E a parte che adoro da morire la copertina, cioè mi piace tantissimo, con tutti questi gadget anni 90, bellissima. E questo l'ho acquistato 16 euro. C'è anche lo scontrino. Ok amici, questo video è finito, vi ho fatto vedere tutto quello che ho comprato al salone. Avrei voluto comprare di più, soprattutto da Adelphi e da NN Editore, però i soldi mi stavano finendo, perché veramente con i mezzi, con gli spostamenti ho speso un sacco, non me l'aspettavo, ma Torino è veramente cara. E quindi poi avevo paura che non ci entrassero i libri in valigia, allora mi sono arresa, ho detto: va bene, quando torno poi alla base andrò a comprare ciò che mi ispirava tanto al salone. E nulla, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti, spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere se voi siete andati al salone, se avete acquistato qualcosa. Vi prometto che vedrete il video del salone al più presto. Intanto vi invito a iscrivervi al canale se non siete ancora iscritti, a mettere like a questo video se vi è piaciuto, e io vi saluto come sempre con un grosso bacio. Ci vediamo al prossimo video, ciao!